Buonasera a tutti, siamo qui con il mister della Conatese. Mister, la Conatese ha perso 2-0, quest'oggi ha forse un po' troppi errori difensivi, però comunque ha tenuto bene il primo tempo. Cosa può dire la sua squadra su quest'ultima partita dell'anno? Troppi errori difensivi, non sono d'accordo. C'è stata una palla che era già nostra del portiere, che si è scontrato con il nostro giocatore in area su un fallo laterale. C'è stata una palla dove Bonfanti è scivolato ed era l'ultimo uomo. Più che errori difensivi, sono un po' frutto del caso questi due errori che ci hanno condannato alla sconfitta. Per il resto, chi ha visto la partita ha visto una squadra che ha giocato a calcio e l'altra no. Al momento ancora in zona playout, puntato ovviamente alla salvezza, ci credete? Assolutamente, non crediamo a salvezza e crediamo di raggiungere attraverso il gioco, che abbiamo dimostrato ancora una volta oggi. Porterete un cambio di modulo nell'anno nuovo o alcuni cambi? No, no, più che cambio di modulo, noi portiamo avanti la nostra filosofia e più che altro adesso abbiamo perso dei giocatori che ancora non abbiamo rimpiazzato e infatti oggi ho in panchina tre juniores. Quindi mi aspetto poi dal mercato che vengano rimpiazzati questi giocatori per alzare un po' la qualità della squadra. Avete già qualche nome? No, vogliamo non sbagliare, quindi ci prendiamo il tempo che ci dobbiamo prendere e quindi con gli svincolati cercheremo di mettere a posto poi le pedine appunto che sono venute a mancare. Grazie mille, mister, è stato un piacere, ovviamente le auguriamo il meglio. Grazie a voi. Grazie a voi.